Trent'anni fa accade quella che noi oggi definiamo la stagione delle stragi. Sono indissolubilmente legate la strage di Via di Capaci e la strage di Via D'Amelio in cui morì Paolo Borsellino, separate da 57 giorni. La storia di Paolo Borsellino è una storia indefinibile per quello che ha rappresentato per il paese, per quello che ha rappresentato per lui e per la sua famiglia. 5 anni fa noi facemmo un programma del quale io vado orgogliosissimo nella mia carriera, lo chiamammo proprio da Palermo, da Via D'Amelio, lo chiamiamo Falcone e Borsellino, proprio perché le due vicende sono indissolubilmente legate. Parleremo adesso infatti della strage di Via D'Amelio, guardiamo queste immagini e poi ascoltiamo Fiammetta Borsellino. Prego. La notizia arriva poco dopo le 17, un attentato dinamitardo a Palermo, molti feriti, forse colpito un magistrato. In via Mariano D'Amelio, strada sconosciuta anche a molti palermitani fino ad oggi, ancora un'autobomba, ancora una strage. Poi, col passare dei minuti, la spaventosa conferma, il giudice Paolo Borsellino è rimasto ucciso nell'esplosione, con lui 5 agenti della scorta. È nel cortile del palazzo dove abitano la madre e la sorella. Avevano chiesto che la cerimonia funebre fosse senza chiasso, senza urla. Manfredi, Lucia, Fiammetta, i 3 figli e Agnese, la moglie, volevano che venisse rispettato il desiderio di Paolo, la sua religiosità. E così è stato. I funerali del giudice sono stati seguiti da migliaia di palermitani che hanno pianto e applaudito insieme al capo dello Stato. Caro Paolo, la lotta che hai sostenuto fino al sacrificio dovrà diventare e diventerà la lotta di ciascuno di noi. In via D'Amelio, il 19 luglio del 1992, furono uccisi Paolo Borsellino, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. È con noi Fiammetta Borsellino. Grazie. Fiammetta, siamo a 30 anni. La schiettezza è una delle tue caratteristiche che apprezziamo di più e da quando ci conosciamo, insomma, sempre di più. Ci vuoi spiegare che cosa vuol dire ricordare? Il verbo più adoperato in queste ore rispetto a domani, no? E a quella stagione. Cosa vuol dire ricordare e qual è soprattutto il senso del ricordare? Sì, ricordare vuol dire principalmente riappropriarsi delle testimonianze di vita di determinati uomini affinché diventino patrimonio di tutti noi. E quindi io dico sempre ai ragazzi affinché costituiscano un faro, no? Per il nostro avvenire. Solo così la vita può avere, come dire, una prevalenza sulla morte. Ricordare quindi non può essere una mera celebrazione, non può essere una santificazione perenne, perché quando ciò accade diventa retorica. Io la definisco a volte una sorta di oppio per poi, insomma, sviare dai veri problemi connessi alla ricerca della memoria. Vuol dire ricerca della verità. La memoria, certo, non può essere disgiunta dalla ricerca della verità. Purtroppo in tutti questi anni abbiamo assistito a tantissime celebrazioni, ma il diritto alla verità su queste terribili vicende, per quella che io definisco una ferita collettiva, non certamente una ferita individuale, cioè, questo diritto alla verità è stato totalmente calpestato attraverso proprio percorsi voluti, ecco, di allontanamento della verità, che sono i depistaggi. Arriviamo appunto al punto centrale, no? Cioè, qual è, come tu hai ricordato già 5 anni fa, non può esserci giustizia senza verità. Qual è la verità disattesa? La verità disattesa parte innanzitutto in quei 57 giorni che intercorrono tra la strage di Capaci e quella di Via D'Amelio. Già lì, io dico sempre, inizia il depistaggio, perché a mio padre fu totalmente impedito
di riferire quello che stava facendo anche rispetto a delle indagini sulla morte di Falcone. Lui chiese alla procura di Caltanissetta di essere sentito, ma la procura di Caltanissetta non lo volle mai ascoltare, tant'è che proprio al famoso discorso fatto alla biblioteca comunale a giugno, il 25 giugno del 92, in un atto di disperazione si mette in pericolo dicendo di sapere, ma avrebbe soltanto riferito alle autorità giudiziarie. Lo diciamo per i più giovani, no? Il 25 giugno del 92 Paolo Borsellino, quando ormai insomma evidentemente aveva chiara l'ipotesi di quello che gli poteva succedere, si sentiva isolato, nessuno lo aveva ascoltato, appunto la procura di Caltanissetta non lo aveva ascoltato nonostante lui l'avesse chiesto. Lui il 25 giugno 92 in un discorso pubblico, il suo ultimo discorso pubblico, forse ecco vediamo delle immagini alle nostre spalle, un discorso molto affollato, dice appunto questa frase che in qualche modo lui sa chi ha ucciso Falcone, o comunque insomma fa intuire questa realtà, e però al tempo stesso, essendo un magistrato, essendo un uomo di diritto, un uomo dello Stato, dice devo riferire di fronte a chi ha competenza per ascoltarlo, e non cambia nulla lo stesso. No, piuttosto fu completamente gettato in una solitudine assoluta, che poi è l'origine anche della maggiore esposizione al pericolo, perché tutti coloro che sono morti in quegli anni, sì, sono morti sicuramente per mano mafiosa, ma principalmente perché lo Stato italiano non è stato in grado di difendere i suoi uomini migliori. E il depistaggio continua nei minuti successivi alla strage di Via D'Amelio, quando non viene attuata nessuna forma di tutela per quel luogo che era quello della strage, tanto da permettere alla mandria di Bufali di cancellare qualsiasi prova, e grazie anche al comportamento inadeguato di addetti ai lavori che maneggiarono la borsa, la famosa borsa, la borsa senza accertarsi del contenuto rossa. E anche della persona a cui andava consegnata. Parlo appunto delle tante deposizioni in merito a questo fatto dal dottore Ayala. Dopodiché abbiamo una serie di indagini e processi condotti, diciamo, violando le norme del codice, perché in quegli anni, in quei processi, in quegli anni proprio successivi, non furono fatte verbalizzazioni di sopralluoghi importantissimi da cui si poteva evincere da subito l'inattendibilità del falso pentito Scarantino. Spieghiamo un attimo. Scarantino è stato, diciamo, il pupo, come dire, la persona che fu scelta per autoaccusarsi di questa strage, nonostante le evidenti, oggettive evidenze che fosse assolutamente incapace, inattendibile. Però, oggi la procura non sono state fatte cose fondamentali come le verbalizzazioni dei sopralluoghi, i confronti tra Scarantino e mafiosi DOC che non lo riconosceva, ecco, quei confronti non furono mai depositati. E devo dire che anche quando alcuni magistrati di quelle procure si accorsero che i colleghi non applicavano le norme del codice, parlo delle lettere scritte dalla dottoressa Boccassini al dottor Saieva, che a un certo punto se ne andarono sbattendo la porta, e dove sostanzialmente accusano i colleghi di non applicare le norme del codice. Addirittura in una di queste lettere si dice ai colleghi che devono verbalizzare tutto, anche i respiri di Scarantino. Bene, quelle lettere in realtà furono semplicemente protocollate, risulta un protocollo interno, tanto da fare dire poi a magistrati che sono stati sentiti su questo, che non ne hanno avuto notizia se non dopo tanto tempo. Ecco, forse una denuncia del
del genere andava fatta sotto altre forme, così proprio come ci ha insegnato mio padre, che quando smantellarono o tentarono di smantellare il pool antimafia denunciò pubblicamente questa cosa. Tuo padre questa non venne nemmeno... tuo padre non venne nemmeno avvertito dell'arrivo del tritolo. No, non venne avvertito dell'arrivo del tritolo. Dopo la morte di Falcone arriva del tritolo. Dal procuratore capo di allora, Gianmanco, che tra l'altro non è stato mai sentito dalla procura di Caltanissetta. Quindi, una procura di Caltanissetta, e questo lo voglio dire, che è stato frutto di una scelta anche strategica, perché è stata una procura totalmente inadeguata, perché fatta da magistrati alle prime armi, magistrati che hanno dichiarato che prima di allora non si erano mai occupati di mafia. Caltanissetta, lo dico per non confondere i nostri telespettatori, oggi c'è una nuova procura che sta svolgendo un lavoro egregio, sta svolgendo il processo per il depistaggio. La procura di Caltanissetta ha parlato di gigantesco depistaggio e ha definito il pentito Scarantino un delinquente di serie C, quindi come dire, quello che dicevi tu, evidentemente inattendibile, e ha chiesto però la condanna per 3 poliziotti imputati per calunnia. È evidente che e siamo al primo passo, insomma. Sì, e poi diciamo che nessun uomo dotato di una minima intelligenza crederà che un depistaggio che è stato definito il depistaggio più grave della storia della Repubblica Italiana sia stato compiuto da un manipolo di poliziotti. A parte che la sentenza del Quater dice chiaramente, quando definisce questo Quater è il grave, processo Borsellino, l'ultimo processo che sancisce quello di Via D'Amelio come il depistaggio più grave della storia, nonché anche l'errore giudiziario più grave della storia, dice che appunto Scarantino è stato indotto a dire il falso da coloro che lo gestivano, e coloro che lo gestivano sono sicuramente gli investigatori, ma gli investigatori sappiamo tutti che sono controllati e coordinati, insomma, dai magistrati. Ecco, questo impianto così grave, queste gravissime anomalie che hanno caratterizzato sia le indagini che i processi, non hanno, diciamo, come dire, a tutto questo non ha fatto seguito nessun accertamento di responsabilità da parte di coloro, nei confronti di coloro che ne sono stati attori, né da parte del CSM, che è il Consiglio Superiore della Magistratura, né da parte della Procura Generale della Corte di Cassazione. Per questo io ritengo offensiva la chiamata fatta qualche giorno fa dal Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che mi invitava a partecipare ad un convegno dei super procuratori generali di Palermo, perché diciamo io dalla Procura Generale mi aspetto delle risposte, e le aspettiamo, come dire, da tanto tempo, nonostante appunto io e mia sorella tra l'altro abbiamo dato anche un grossissimo contributo in termini di audizioni e verbali, ma non c'è stata mai alcuna restituzione. Quindi insomma io credo che questa di Via D'Amelio e di tante altre stragi, purtroppo, che hanno caratterizzato la storia del paese, è una storia torbida, e lo Stato ha perso la possibilità, ecco, col depistaggio di poter fare anche pulizia, ecco, al proprio interno, perché è evidente che la mafia non agisce da sola, e lì torniamo a a quelle menti raffinatissime di cui parlava Giovanni Falcone, che sicuramente sono rimaste nell'ombra e che hanno avuto una convergenza di interessi affinché determinate stragi potessero essere portate a termine. Senti, stai dicendo delle cose molto... molto importanti. Sono fatti. Fatti sì, molto, molto dolorosi, non solo per la vicenda che ti riguarda, che riguarda la tua famiglia, ma per tutti noi, insomma, no? Proprio per tutti noi, perché insomma, hanno a che fare proprio col principio del diritto in assoluto, che è quello della ricerca della verità. Volevo farti ancora 2 domande. Una è sul tempo che passa. 30 anni rischiano
c'è un rischio nei 30 anni, cioè di identificare i colpevoli in persone che non ci sono più. Nel senso che a 30 anni si può correre questo rischio. Ecco, tu lo vedi? Cioè che le colpe possono essere addossate a persone che nel frattempo sono morte, non ci sono più. Sì, allora intanto il depistaggio, pur nella sua grossolanità, perché è stato proprio definito un depistaggio grossolano, ha avuto il suo principale effetto, che è stato il passare del tempo. Il passare certo. del tempo allontana la verità per lo sgretolamento delle prove, la morte di testimoni, però diciamo che non si può, io dico sempre, buttare tutto sui morti, perché certo. Diciamo, in questi anni ci sono stati processi, in questi anni potevano essere assunte come dire, testimonianze anche incentrate sulla collaborazione. Invece io stessa a Caltanissetta, avendo partecipato a quest'ultimo processo, ho assistito a testimonianze di funzionari dello Stato piene di non ricordo, ecco. E questa è una cosa molto, molto triste, perché denota che l'omertà, ecco, non è soltanto quella mafiosa, ma c'è un'omertà, come dire, istituzionale, che forse è ben più grave. Ancora una cosa, se posso. Sì. Tu sei insomma, instancabilmente coinvolta in un'opera di racconto con i giovani, nelle scuole in particolare, e mi dicevi, io continuo a credere nello Stato, continuo a credere nella doverosa ricerca della verità, e sei in qualche modo, dicevi, io in qualche modo sono ottimista. Ma io sono ottimista perché fondamentalmente è questo il valore che mi è stato trasmesso. Io, mio padre, l'ho visto sempre lavorare col sorriso, con la gioia per quello che stava facendo. Il suo è stato un atto di puro amore nei confronti della vita, e ritengo che sia oggi necessario parlare di questi fatti, non perché sono fatti di storia, ma perché bisogna anche capire che non si può abbassare la guardia, perché nonostante i tanti passi avanti che si sono fatti, tuttavia quando si abbassa la guardia e si allenta l'attenzione su determinati temi, le organizzazioni criminali si riorganizzano, perché sono bravissime ad adeguarsi ai nuovi contesti socio-economici. E questo vale anche per un altro argomento che io ora voglio affrontare, che mi sta a cuore, perché oggi Palermo, come dire, alla fine della cosiddetta era Orlando, ora si appresta ad affrontare delle nuove elezioni, e purtroppo assistiamo alla riemersione nell'impegno elettorale, seppur diciamo nell'ombra, di persone che purtroppo hanno scritto delle pagine buie della nostra terra e sono dei condannati per mafia. Parlo di Salvatore Cuffaro e Marcello Dell'Utri, che è evidente che si stanno impegnando per queste elezioni. E il problema non è se lo possono fare, certo che lo possono o meno fare, perché hanno scontato delle condanne, ma il problema è, lì ritorniamo alla questione morale che non si vuole più affrontare, è di dire che questa cosa è politicamente e moralmente inopportuna. Cioè il rischio, ecco, che con queste modalità si possano fare veramente passi indietro è altissimo, veramente altissimo. Ma la questione morale sembra essere scomparsa, come dire, dall'agenda di tantissimi candidati. Ci salutiamo con le parole di tuo padre, se sei d'accordo, le offriamo a te e soprattutto ai più giovani che ci stanno guardando. Paolo Borsellino. Raccogliendo financo fra le mie braccia gli ultimi respiri di Giovanni Falcone, pensai che si trattava di un appuntamento rinviato. Io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà
allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. La paura, guardi, sarebbe assurdo sostenere che paura non se ne prova. Ci sono dei momenti in cui la paura si prova. L'importante è che assieme alla paura ci sia il coraggio. Paolo Borsellino a Giovanni Falcone. Fiammetta, questi sono per te. Questi sono per te. Da parte mia e di tutti noi. Grazie. Pubblicità.